Thank you for watching. un saluto a voi tutti. Prossimamente si terrà il Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti e sono 13 i punti all'ordine del giorno, per cui invitiamo pubblicamente un capogruppo della maggioranza e un capogruppo della minoranza ad intervenire nei nostri studi per parlare degli argomenti all'ordine del giorno ed illustrarli ai cittadini di Acquaviva delle Fonti, una cortesia che devono, dovrebbero, potrebbero fare non senz'altro a noi, ma alla cittadinanza che amministrano perché è previsto e quindi è dovuto da parte loro dallo Statuto Comunale. Acquaviva delle Fonti, l'eco di Acquaviva, che da un bel po' di anni giunge nelle vostre case, distribuito in tutte le edicole della città gratuitamente. Continuano a giungere i vostri sfoghi, le vostre segnalazioni, alcune delle quali diventano poi degli articoli, noi approfondiamo l'argomento e anziché pubblicare il singolo sfogo con la singola fotografia, Diventa un vero e proprio argomento. Prendiamo spunto dalle vostre segnalazioni, come è giusto che sia, facciamo eco alle vostre segnalazioni. Facciamo l'eco, compiliamo l'eco, impaginiamo l'eco e vi distribuiamo il giornale che ogni settimana trovate in edicola e in una buona parte delle attività commerciali di Acquaviva delle Fonti. Tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ce n'è uno che riguarda l'emergenza neve, misure attuate in conseguenza delle nevicate verificatesi nel mese di gennaio 2017, variazione al bilancio 2017-2019 e riconoscimento debito fuori bilancio. Ecco. Spesso ritroviamo all'ordine del giorno i debiti fuori bilancio e anche di questo vorremmo parlare con i nostri rappresentanti istituzionali. Come vorremmo parlare nei dettagli dell'emergenza neve, perché come è stato pubblicato alla pagina 4 dell'Eco di Acquaviva, le segnalazioni fioccano come la neve del 6 gennaio 2017, gli interventi del Comune invece in ritardo. Al cittadino non interessa se il ritardo è dovuto alla parte burocratica, a un dipendente del comune, al funzionario, a chissà quale motivo. Interessa cosa? Che ha votato dei rappresentanti, dei politici che devono dare delle risposte e rendere l'acqua viva di oggi migliore della precedente, di quella che amministrava Squicciarini, così come Squicciarini avrebbe dovuto migliorare quella amministrata in precedenza da e altri sindaci. Se un'amministrazione comunale non è capace di imporre all'apparato burocratico dei ritmi diversi, di imporre quelle che sono le linee, le indicazioni politiche, dettate anche dall'esigenza, dettate esclusivamente, loro diranno anche, noi diciamo esclusivamente dall'esigenza della collettività, non è una politica all'altezza della situazione. Questo è dovuto non solo alla giovane età. Giovanni, mannaggia Giovanni, lo so, lo so che c'è qualcuno che è vecchietto, ma che c'entri? Io parlo a livello generale, non solo alla giovane età, ma soprattutto, se non esclusivamente, all'incompetenza. Incompetenza non è voler insultare chi ci sta rappresentando, dire questo non è per insultarli, è perché è sotto gli occhi di tutti che sono incompetenti. Incompetente non è colui il quale non capisce, è stupido, non comprende, ha un'intelligenza scarsa. No, incompetente è colui il quale nel settore che sta amministrando, in questo caso parliamo di pubblica amministrazione, non ha le giuste competenze, non ha esperienza. Non si è mai ritrovato nelle condizioni che sta subendo in quest'ultimo periodo e quindi si può dire anche che non sia all'altezza della situazione. Chi è all'altezza della situazione? Colui il quale dà le giuste risposte e si mette subito al lavoro risolvendo i problemi. È come quando si va dal meccanico, dall'elettrauto, da un muratore, da un agricoltore, da chiunque, dal medico. Insomma, io mi rivolgo da un'altra persona perché ho un problema e gli chiedo cosa si può fare per risolvere questo problema e la risposta deve essere data da competenza, non è che si, può fa si possono fare le prove, l'elettrauto dice eh, proviamo a cambiare la batteria, proviamo a cambiare il motorino d'avviamento, proviamo a cambiare i cavi che portano l'alimentazione dalla batteria alla centralina, proviamo, proviamo, non è provare. Non si può provare. Non si va dal meccanico a dire c'è questo problema all'auto e il meccanico prova a cambiare l'ammortizzatore, la marmitta, il cuscinetto, il braccetto. E che facciamo? I meloni a prova. Non è possibile. Quando succede questo è perché chi sta dall'altra parte non è competente. Ma non perché sia stupido, ripetiamo, ma perché non si è mai ritrovato nelle condizioni di risolvere già quel problema. E allora nella politica noi dobbiamo riflettere: per quale motivo il popolo, e quindi anche gli acquavivessi, hanno voluto il nuovo? Hanno voluto le persone giovani? Questi sono i risultati. Perché essere giovane? Essere nuovo non significa non essere come quelli della prima repubblica che sono stati mandati in galera perché prendevano le mazzette, perché facevano cose che non dovevano fare. Ricordiamo Di Pietro e tutto il resto, no? Milano. Anche un giovane potrebbe essere birbantello, anche un giovane Potrebbe prendere una mazzetta, anche un giovane potrebbe fare un provvedimento a favore di un parente, anche un giovane potrebbe fare un qualche cosa per sé senza aspettare l'iter della burocrazia dell'ufficio tecnico, senza aspettare l'iter della burocrazia di un altro ufficio. Già il fatto che si passi avanti ad altri che stanno aspettando magari l'autorizzazione per costruire, per fare dei lavori, è una marachella. E chi l'ha detto che l'hanno fatta solo i vecchi politici e non la possano fare anche i giovani? Ora, con questa diciamo, motivazione, l'elettorato e quindi anche gli acquavivesi hanno scelto il nuovo. Purtroppo al nuovo corrisponde l'incompetenza. Certo, perché se è stato scelto un sindaco, se sono stati scelti dei consiglieri comunali che non hanno mai fatto nessuna attività di partito, nessuna attività politica, nessuna attività amministrativa, sono saliti a Palazzo dei Mari per quanto riguarda Coviva delle Fonti senza conoscere l'organizzazione, la burocrazia. Le modalità senza conoscere il comune, lasciamo stare che poi non conoscono nemmeno il territorio o possono non conoscere il territorio, quello è un altro discorso. E allora non ci dobbiamo meravigliare se noi gli diciamo le strade sono sporche e continuano dopo quattro anni a essere sporche. Non ci dobbiamo meravigliare se noi gli diciamo c'è bisogno di un nuovo piano del traffico. E sono trascorsi quattro anni e il nuovo piano non c'è. Non ci dobbiamo meravigliare se tutte le deficienze burocratiche e amministrative che portano disagi ai cittadini sono identiche a quelle di quattro anni fa. Non ci possiamo meravigliare, perché loro non sono competenti. Non perché siano stupidi, ma perché non hanno proprio contezza ed esperienza di quello che stanno facendo e la fanno sicuramente, questo lo possiamo dire, a spese nostre, ma spese nostre non solamente perché amministrano da quattro anni e quindi i risultati non si vedono, ma anche perché li paghiamo con l'indennità, non è più come i vecchi politici che avevano la passione di dedicarsi agli altri e lo facevano senza prendere soldini. E quindi è naturale che bastano, già nella normalità non c'è una buona organizzazione, figuriamoci quando poi sorgono delle questioni imprevedibili, seppure come la nevicata da oltre un mese e sicuramente da parecchie settimane già annunciata dai bollettini che la Regione Puglia, attraverso l'organizzazione della protezione civile, invia a tutti i comuni pugliesi. E quindi una nevicata diventa un'emergenza. E i costi di questa nevicata, che diventa poi emergenza, la, li subiscono i costi i cittadini. Sì perché in quelle cifre che saranno approvate in Consiglio Comunale ci sono anche quei costi che i cittadini pagheranno in più perché è, stato, è stata data una risposta tardiva, è stata data una risposta, tra virgolette, incompetente a quella che è diventata poi un'emergenza, oltre ai disagi che hanno dovuto subire i cittadini. E quindi chiamare un'ambulanza nel centro storico è diventato in quel periodo un terno all'otto, non il 6-7 gennaio, quando c'è stata l'abbondante nevicata, ma dopo giorni. Perché nel centro storico il ghiaccio è rimasto non il 7, l'8, il 9, il 10, ma anche dopo il ghiaccio. Quindi la gente è intrappolata in casa e meno male che nessuno si è sentito male di alcune aree, di quelle poche aree in cui qualcuno ha avuto qualche problema, l'ambulanza è rimasta bloccata e non gli operai del comune, ma gli stessi operatori e gli stessi cittadini residenti hanno dovuto spalare la neve. Ma questo è dovuto non alla nevicata, all'emergenza, ma alla incompetenza, soprattutto quando parliamo di protezione civile ci deve essere una macchina burocratica ben organizzata che deve intervenire durante la nevicata, prima della nevicata e non solamente dopo tanti giorni dalla nevicata, per intenderci. Ora, quando succedono queste cose, non è un'emittente televisiva che ne deve parlare solamente, perché riceve le segnalazioni, non sono le associazioni che devono fare le loro rimostranze solamente, ma soprattutto sono... Gli organi istituzionali, perché se c'è un governo cittadino, che è l'organo esecutivo, sindaco e assessori, ci sono poi i rappresentanti della maggioranza e i rappresentanti della minoranza che sono le sentinelle della nostra città, sono quei consiglieri comunali che proprio come delle sentinelle recepiscono le osservazioni del popolo, vedono già da lontano. Quello che serve al proprio popolo e quello che sta sopportando il popolo che rappresenta, vede già da lontano, e quindi agisce, interagisce la maggioranza e la minoranza agisce nei confronti del governo cittadino, della giunta e del sindaco per indicargli la strada che devono percorrere, per indicargli cosa devono fare questi assessori, questo sindaco, per rendere i cittadini, per rendere ai cittadini una vita, dal punto di vista sociale, migliore, una qualità della vita migliore, per fare in modo che i problemi dei cittadini disagi possano essere risolti non dopo mesi, non dopo anni, come Piazza dei Martiri 1799, ma durante il disagio, a fianco ai cittadini, perché i consiglieri comunali non sono un organo istituzionale scollato dalla cittadinanza, ma sono i cittadini che stanno lì seduti a Palazzo dei Mari ad indicare e a costringere, se vogliamo, dal punto di vista politico-amministrativo, l'organo esecutivo ad operare a favore dei cittadini. Se questo non avviene, i consiglieri comunali che ci stanno a fare? Lo so, vedete? Anche il cane se lo chiede. Anche il cane. Abbiamo parlato dei cani l'altro giorno, sì. E il cane ha capito il fatto, come noi tutti l'abbiamo capito. Gli unici forse che non l'hanno capito sono quelli che ci rappresentano. Perché? Perché non notiamo da parte dei consiglieri comunali o di maggioranza o di minoranza questa vivacità che interpreti i bisogni dei cittadini e possa finalmente costringere. Dal punto di vista politico-amministrativo, l'organo esecutivo ad operare per rispondere alle esigenze degli acquavivesi. La stessa cosa deve avvenire negli altri comuni. Le dinamiche sono identiche. Solo chi non conosce come funziona una macchina amministrativa, solo chi non conosce la politica, solo chi non conosce il palazzo della propria città, non comprende queste dinamiche ed è per questo che noi ne dobbiamo parlare perché noi tutti, cari amici e quindi voi telespettatori e amiche telespettatrici, non potete conoscere tutte queste dinamiche perché noi conosciamo solamente quale parte quella che fa comodo alla politica, cioè a coloro i quali ci vengono a chiedere il voto, ossia la X. Loro si soffermano e ci tengono esclusivamente, sono i fatti che lo dimostrano, a dove andremo ad apporre la X. Invece tutto il contorno per loro non esiste, invece non è contorno, per noi quello è l'essenzialità della vita di una comunità che debba essere ben amministrata solamente se quello che vi ho detto prima avviene e quindi le sentinelle fanno il loro dovere. È certo che nel momento in cui non ci sono i politici a fare questo, gli organi rappresentativi dei cittadini, per fortuna ci sono i giornalisti, per fortuna ci sono le associazioni, per fortuna ci sono quei cittadini che hanno il coraggio, la volontà e la sensibilità di interpretare questi bisogni e di intervenire nei confronti della pubblica amministrazione della città di cui fanno parte. Certo è che gli strumenti che hanno i cittadini, le associazioni sono diversi da quelli in possesso dei consiglieri comunali. I cittadini hanno maggiore difficoltà, le associazioni maggiori difficoltà a costringere dal punto di vista politico-amministrativo un organo esecutivo ad operare per risolvere il loro problema, perché gli strumenti dettati dalla Costituzione e quindi che ritroviamo negli statuti comunali dei singoli enti, come quello di Accovia delle Fonti, danno invece questa forza, questa maggiore forza, come giusto che sia, ai rappresentanti del popolo, ai consiglieri comunali. Quando viene meno questo, il Paese non può crescere e non può che andare indietro negli anni e soprattutto essere un Paese che non sta rispondendo, come abbiamo detto, alla volontà della popolazione. E allora è bene, noi ci ritroviamo l'immondizia per strada e il problema non si risolve, perché basta dire da parte dell'organo esecutivo è colpa degli sporcaccioni. Si ritroviamo eh, dei pozzetti dove ci si inciampa nel centro storico e si risponderà la colpa di chi ha eseguito l'opera. Vedremo un frigorifero abbandonato nei pressi del cimitero comunale e l'organo esecutivo risponderà è stato qualche buon tempone che non doveva buttare lì quel frigorifero ma li dobbiamo pizzicare e li dobbiamo fare una bella sanzione e poi continuano i rifiuti e poi continuano i problemi. Ma i cittadini sensibili che notano quel frigorifero, che non sono ancora a suoi fatti all'habitat indecoroso in cui si trova oggi Acquaviva delle fonti, notano che quel frigorifero magari è lì da mesi, notano che quei pozzetti magari lì sono da mesi e mesi, notano che quel problema non è stato risolto. E allora se c'è stato qualche monelluccio, birbantello a buttare quel rifiuto, o a fare un'opera pubblica come può essere l'acqua o la fogna in un modo non corretto, è giusto che ci sia dall'altra parte un'amministrazione comunale accorta che subito intervenga affinché quel problema venga risolto. Ossia una cosa non sostituisce l'altra, ma devono essere complementari, altrimenti non si comprenderebbe perché c'è il decentramento, perché c'è il fatto che ci deve essere un ente, ci deve essere l'organo di controllo, l'organo di vigilanza. Insomma, non si comprenderebbe perché ci sono tante organizzazioni ad operare in un comune e poi il problema continua ad esserci. Cioè, lo, noi cittadini paghiamo tutte queste organizzazioni affinché risolvano i nostri problemi e ci diano dei servizi efficienti e alla fine nessuno di questi soggetti fa il suo dovere perché è come se alla Ponzio Pilato ci si lavasse le mani e quindi la responsabilità è sempre dell'altro. E veniamo a quanto pubblicato a pagina 3 e concludiamo, perché ne abbiamo già parlato del presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, Michele Caradonna, vi abbiamo fatto seguire ieri l'approfondimento attraverso l'intervista telefonica, quindi il problema qual è? È che Michele Caradonna scrive a Aeroporti di Puglia SPA, al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al sindaco di Bari Antonio De Caro, lamentando il fatto che nel parcheggio dell'aeroporto di Bari, se il disabile dovesse trovare il parcheggio a lui dedicato, occupato, utilizzando gli altri, deve pagare. E invece dice il presidente Caradonna, supportato dalla Codacons che gli ha sollevato il problema, che rispetto a quanto previsto dal DPR del 30 luglio 2012 numero 551, bisognerebbe prevedere nel regolamento di gestione dell'area parcheggio la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indispensabili gli stalli a loro riservati. Ma Michele Caradonna, avendo avuto anziché risposte ufficiali dal, dai soggetti a cui aveva inviato la lettera, ha avuto come risposta un articolo sulla gazzetta, di cui non vi cito il collega, perché ritengo che quell'articolo non sia stato fatto secondo i canoni deontologici del giornalismo, mi limito a dire questo si fa parlare, facendogli anche una bella promozione, la società che gestisce il parcheggio, che non aveva nulla da rispondere a Michele Caradonna, perché gli interlocutori erano altri soggetti, cioè quelli istituzionali. Allora Michele Caradonna ha anche scritto al sindaco del Comune di Bari, Antonio De Caro. Che è quello che adesso dovrà intervenire presso il suo collega Emiliano, sono anche amici di partito, affinché questo problema si risolva e non con gli articoli sul giornale, ma con i fatti. Perché la politica non deve fare il giornalismo. Anche un sindaco, che è giornalista, appende la migliore penna d'Europa al, al chiodo e fa il sindaco. I giornalisti devono fare i giornalisti, i sindaci devono fare i sindaci, i presidenti della regione devono fare i presidenti della regione. E concludiamo con il fatto appunto che i nostri politici evidentemente sono un po' distratti e continuano ad esserli. E come ha scritto giustamente, condividendone il contenuto ironico, la Codacons pubblica questa strada centrale di Acquaviva delle Fonti. Pubblica questo dialogo tra vecchi rifiuti. Il più anziano esclama verso i più giovani rifiuti. Ma che ci fate ancora qui? Eh, il vecchio sì può restare lì, ma il giovane deve, deve produrre, deve fare. E i giovani rispondono, i giovani rifiuti. Aspettiamo, ho la spazzatrice. E un altro anziano. Interviene e dice, se io è da luglio scorso che sono qui ad aspettare una spazzatrice. Mi piace questa cosa anche perché l'ho scritta io, come potrei dire che non mi piaccia. E quindi dice tutto quello che avviene nel nostro territorio, soprattutto perché le spazzatrici non possono andare sui marciapiedi, le spazzatrici non sono capaci di volare. E vogliamo concludere con un po' di immagini che vi mostriamo e alla fine con questo cartello che è sottoscritto da un tal Franci e riporta sotto Progetti Malta. Dove c'è scritto non strapparci come vediamo è inserita questa fascetta per fissare il cartello all'albero. Quindi non ritengo che sia stata... Espressa la volontà di cancellare il nostro Apparci. È un caso che si ritrovi proprio il nostro, sul nostro Apparci, o meglio, è stato sbagliato il cartello rispetto a quello che doveva essere fatto, cioè il nostro Apparci bisognava scriverlo sotto. Ma è come il fatto delle competenze siccome sarà stato il primo cartello a essere eseguito evidentemente non si sapeva che andando a mettere vicino all'albero la fascetta avrebbe coperto la scritta non strapparci il prossimo cartello avranno imparato a farlo in maniera tale che la scritta va a finire più sotto è un semplice esempio del fatto della competenza l'esperienza dell insomma no? ma quello che sta scritto mi piace è bellissimo assai direbbero in comune in un altro comune è bellissimo assai prenditi cura di noi ma giovanni per piacere lascia meglio i piedi ma prenditi cura di noi e chi si deve prendere cura di quell'erbaccia sotto quell'albero dove c'è quel cartello di quell'immondizia sotto quell'albero dove c'è quel cartello di quei fogli che l'amministrazione comunale ha fatto mettere di divieto che sono per strada chi si deve prendere cura dei cittadini di Acquaviva delle Fonti? Chi si deve prendere cura di noi? Questo è il grido che dicono i cittadini di Acquaviva. Perché si ha l'impressione che si stia giocando con gli slogan per far perdere di vista l'essenzialità, ossia i disagi e i disservizi che la città subisce quotidianamente. Un saluto a voi tutti. ♪